Stiamo girando questa funzione meravigliosa, questa missione, chiamiamola così. Abbiamo detto sono posti nel mondo creato dove non sono dei, né semidei, né energie del cosmo, né particelle divine, come diceva Nietzsche. Sono esseri, persone, però che non hanno il corpo, ma create, dunque sottomesse a Dio. Però stanno nella creazione, abbiamo detto, al vertice, perché sono come spiriti. Allora, la loro funzione è quella di essere gli intermediari. In effetti non sono esseri isolati, ma essenzialmente collegati da una parte a Dio e dall'altra parte alla creatura umana del mondo. Vivono e agiscono unicamente con l'intento di rapportarsi a questi due centri dentro i quali essi gli angeli si muovono costantemente, Dio e gli uomini. In effetti queste due sfere, quella divina e quella umana, si attraggono, si cercano, ma a volte si respingono, come quando l'uomo rifiuta Dio, come peccato originale. Allora gli angeli hanno questo compito non facile, sono due sfere lontanissime, io da assoluto l'eterno infinito, il trascendente, il pesante. Noi siamo piccoli come le creature. Allora gli angeli fanno capire che, pur essendo piccole creature, noi possiamo avvicinarci a Dio, perché Dio si è avvicinato a noi, facendosi uomo, come abbiamo detto. E noi possiamo andarci a diventare Dio, partecipare alla divina. Ora gli angeli hanno questo compito, dicevo delicatissimo, ma importantissimo, di far sì che queste due sfere non si allontanino, ma si ravvicinino sempre di più, in modo che Dio, alla ricerca dell'uomo, possa chiamare l'uomo il suo cuore infinito, perché lui ha amore e dice che gli uomini siano felici. E dall'altra parte l'uomo, misero, deplorevole, ma che desidera la pienezza della vita, la può trovare solo in Dio, in cerca di Dio. Dio è la ricerca dell'uomo, e loro la ricerca di Dio. In questo dinamismo stupendo che è la vita dell'umanità, ecco perché l'uomo non può vivere senza Dio, perché Dio l'ha creato e Dio trova il suo compimento, dice lo stile. Allora gli angeli hanno questo compito, però subordinato a quello di Cristo, perché chi veramente ha congiunto Dio e l'umanità è Cristo, una sola persona, però Dio è l'uomo. Quindi lì l'umanità e la divinità in Cristo hanno raggiunto la pienezza della comunione e dunque della salvezza dell'uomo. Ma gli angeli sono inseriti in questo dinamismo che è la storia della salvezza, le cose della salvezza, da inizi fino alla pienezza in Cristo, fino a dopo Cristo, il tempo nostro, con il ritorno finale di Cristo alla fine dei tempi, per il piano di morte. E Gesù dice verrà nella sua gloria con gli angeli. Quindi gli angeli sono presenti anche nel compimento finale. E il compito loro è proprio questo, far sì che le creature umane possano sempre più avvicinarsi a Cristo, in Cristo, a Dio, per condividere la gioia, la bellezza, la santità, la felicità. Già su questa vita, poi soprattutto nell'altra